di casa, è il 118esimo successore di San Basilio. Ecco, quindi ecco, Monsignor Luigi Bressan, che ci fa gli onori di casa. Ci sono gli autori con noi di questo libro, Margonari, Giampaolo Margonari, Franco de Battaglia. Io pongo anche i ringraziamenti oltre che a loro per l'opera che è culturalmente straordinaria, oltre che l'aspetto, come dire, del tecnico, ma c'è anche un aspetto culturale prevalente dentro che è fondamentale. Poi per la realizzazione di questo libro io ricordo anche delle importanti collaborazioni: Michele Azzalli per le note geologiche, Dario Brunello per l'aiuto, Tarcisio De Florian per il coordinamento editoriale, Elena Bella per la cartografia e i profili altimetrici, Lucio Sottovia per le note sul paesaggio vegetale. Ecco, io do inizio a un breve saluto istituzionale, che di fatto sono orgoglioso di essere in qualità di presidente a presentare un libro che è appunto il risultato di un lavoro collettivo, di un pensiero collettivo, che è partito tanti anni fa. Identificavo i legami geografici che esistono fra il fondovalle e la montagna, e leggeva i cambiamenti anche d'uso del territorio. Percorrendo questo percorso si arrivava a fare questo. Allora, a quei tempi bisognava, per fare questo, per andare controcorrente, bisogna introdurre l'idea di una percorrenza lenta, misurata, rispettosa, concetti che adesso vengono ripresi, adesso sono, come dire, di moda, sono fortunatamente entrati proprio dentro, come dire, anche le proposte del turismo trentino. Ma allora, in tempi di consumismo esasperato, di confini che cadevano, di un mondo che improvvisamente diventava molto più largo e aperto, era veramente una scommessa che andava controcorrente. C'era un tempo allora dilatato a fronte della frenesia, dimensione di spazi poco praticati, poco nascosti. Quando si fa ciambini si va a trovare dimensioni che non ci appartenevano quasi più, erano dimenticate, si andava verso mondi magari lontani o verso montagne decisamente più importanti. Invece c'è uno spazio intimo anche nella montagna, quando si percorrono determinati tratturi, determinate sentieri, determinate carrellecce, quando si scoprono i segni dell'uomo, anche quelli dell'abbandono. Ecco, era un camminare non per scappare dal mondo, ma per entrarci dentro, partire dal vecchio sentiero dentro casa, lasciato per anni in abbandono, inutilizzato, accantonato, mentre accanto magari si allargava l'asfalto che permette di andare senza vedere. Partire utilizzando tutti i sensi. Partire vuol dire sui sentieri mettersi proprio in relazione con l'ambiente, quindi utilizzare tutti i sensi, gli occhi, la vista, l'udito, cercare di comprendere il territorio che si sta attraversando, costruirsi delle mappe concettuali anche. L'augurio di allora era che il Ciambini diventasse una proposta, un metodo per possibili itinerari. Ecco, possiamo dire che la scommessa di allora è stata vinta. Il Ciambini ha rappresentato ciò che si voleva fosse e è diventato un modello. Nulla rimane però per sempre immutato, quindi andava ripreso in mano. Cambiano i paesaggi, cambiano gli uomini, gli usi, i climi, cambiano i sentieri, a volte allargati, a volte cancellati o trasformati, magari spesso per incuria, per intenzione. Non cambia però la ricerca dei satini nel salvare memorie e spazi di vita, nel conservare i solchi lungo cui potersi muovere in pace con se stessi e con il mondo. Ed è per questo alto compito, spesso poco valorizzato da una società che è ancora distratta, che ringrazio a nome non solo di Satini ma della collettività trentina tutta, gli autori di questo testo, li ringrazio di nuovo, perché rappresenta la sintesi di un lavoro di ripensamento, di rielaborazione del percorso. Ringrazio la Commissione Sentieri della SAT e le sezioni locali che hanno collaborato per dare nuova vitalità, nuovo spirito, nuovo interesse ad una delle operazioni culturali più significative. Percorrere le tratte sarà il modo migliore per capire la valenza di questo percorso e per rendere omaggio all'impegno dei volontari. Excelsior.
Davide vive felicitazioni quando San Paolo con Ari mi ha parlato di questa idea. Pensavo una stampa del libretto precedente, felice anche, certo, ho apprezzato anche quello. Da ragazzo sentivo parlare di questo sentiero San Villi, ma non sapevamo neanche noi veramente come percorrerlo, se non qualche tratto intorno a Ranzo. Beh, l'opera che ne è riuscita è veramente, come già stato detto, un'opera di grande valore culturale, condensata, come giusto, forse essere anche tascabile. Sono stato adesso negli Stati Uniti, hanno pubblicato un grosso volume su una delle missioni che ne ha fondate il gesuita Chino. Ho chiesto se era possibile averlo, il padre mi ha detto, ma guarda, pesa tanto che non lo teniamo neanche in casa, insomma. Per carità, con tutto rispetto anche ai grossi volumi, ma lo scopo di questo era poter essere così accessibile, quindi duplice felicitazione. E siamo in un centro culturale, anche Bernardo Clesio. Del resto lo inaugureremo quanto prima, il 17 di maggio, con i seminaristi lo percorreremo la parte centrale, forse più suggestiva, ma poi questi giudizi, a me piace anche molto la parte da Ciago fino a Ranzo, e invece faremo da Ranzo fino a Deggia, con i seminaristi di Trento qui. Certamente il Vigilio, la tradizione ce l'ha trasmesso come colui che ha operato soprattutto fuori città, più che il vescovo cittadino, il vescovo che ha percorso le valli, anzi dice che è andato anche nel Veronese, nel Bresciano, e oltre che verso l'Alto Adige, sappiamo che anche al di là del Brennero ci sono una chiesa, lui dedicato, varie statue a Innsbruck, e anche fino si arriva in Baviera. Comunque, certamente, ecco, personalmente si è sentito missionario, pellegrino e andante, e con i ritmi del tempo avrà impiegato vari mesi e veramente anche contemplato questa nostra natura. Sentiero dunque che ci invita anche a importare vittoria su noi stessi. La breve introduzione ha potuto porre 9 V che indicano la sua caratteristica, un augurio, ma sappiamo la V non è solo di vigilio, è anche di vittoria, e bene, vigilando potremo essere anche noi vittoriosi. Tanti auguri e buon cammino allora di San Villi a tutti noi. Ecco, voglio sintetizzare i 3 momenti fondamentali che mi hanno indotto a suo tempo a riscrivere la guida, cioè un aggiornamento del San Villi. E direi che l'obiettivo primo, cioè la mission della guida, è quella di incrementare la frequentazione dei San Villi. E a tale proposito direi che la maniera migliore per mantenere il video